Sono ancora fuori sede i 270 alunni e 54 dipendenti, tra personale docente e non, dell'Istituto Comprensivo Vicentini della Porta di Chieti, sgomberati dallo scorso 30 maggio e trasferiti in altri plessi scolastici per problemi di dissesto idrogeologico. La mancanza di una soluzione al problema, nonostante lo stanziamento di 200.000 euro di fondi regionali per il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo, dimostra la pochezza amministrativa della Giunta Ferrara. Situazione di caos. La soluzione è difficile dirla, non si conosce perché è una storia datata, nasce in maggio con l'ordinanza di sgombro di quella scuola. I genitori in più di un'occasione hanno richiesto all'amministrazione comunale quale era la loro fine, non hanno mai avuto risposte concrete. Il 26 agosto mi chiedono un incontro genitori e corpo docente, mi metto in contatto con la protezione civile, gli viene indicata una ex scuola di Chieti, quella delle Orsoline, e nasce un mio emendamento che porto in Consiglio regionale l'8 agosto per un finanziamento di 200.000 euro. Il 23 agosto la legge viene pubblicata in Gazzetta. Si pensa tutti quanti che il Comune si fosse attivato per fare il bando per iniziare i lavori. Inerzia totale, scambio di lettere tra Comune e Regione che dice chiaramente al Comune: fate gli atti perché i soldi vi arriveranno a rendicontazione, quindi potete affidare, è una legge regionale, c'è una determina, inerzia totale. Qualche giorno fa si scopre che le Orsoline non sono disponibili più a dare l'immobile a titolo gratuito, quindi incomodato, vogliono un canone, ma soprattutto c'è il problema che bisogna rendere l'edificio antisismico. Chiaramente non sono più sufficienti 200.000 euro, ma soprattutto il comune è totalmente latitante, come al solito, molte chiacchiere, tanti selfie, ma poi alla fine i problemi tutti quanti rimangono. È un'amministrazione che non riesce a dare nessuna risposta, insegue quotidianamente le mille problematicità, ma alla fine non ne risolve una e tutte vengono rinviate e rinviate. Sfumata l'ipotesi di trasferimento dalle Orsoline, resta l'incertezza per l'anno scolastico in corso, con tutta una serie di disagi che Valeria Seccia, rappresentante dei genitori dell'Istituto Vicentini della Porta, ha raccontato nel corso della conferenza stampa convocata presso il Caffè Vittoria di Chieti. Ovviamente le difficoltà e i disagi sono numerosi. Innanzitutto il trasporto. Per noi famiglie arrivare adesso nella zona di Chiarini, Filippone, è difficoltosa per gli orari dell'autobus, tant'è che il 40%, quindi parliamo di 70 studenti della scuola, hanno fatto la richiesta di entrare in ritardo ed uscire prima proprio per prendere i mezzi, perdendo così mezz'ora. Non disponiamo di aule proprie, i laboratori sono fermi, ci sono anche delle difficoltà strutturali, ad esempio di un ragazzo che si è rotta la gamba e le aule dove noi siamo ospiti si entra tramite la scala antincendio. Non c'è l'ascensore, bisogna portarlo in braccio. Noi abbiamo proposto all'amministrazione un piano B che riguarda invece la ristrutturazione di un ubicato a proprietà comunale in modo da saltare comunque le trattazioni con un privato.